Buongiorno, buon venerdì. I bimbi li ho mandati a scuola con le lacrime, perché proprio stamattina proprio piangendo li ho fatti salire sul pulmino. C'ho il cuore a pezzi stamattina, perché mi dispiace tantissimo quando vanno via così. Però intanto se li lasciavo a casa alla fine, perché quelli poi giustamente gli si attiva la mente contorta, e quindi ogni volta poi sanno che se piangono io le lascio a casa ed è la fine, quindi si devono abituare. Comunque, mi metto all'opera. Ci aggiorniamo. Sistemata. Adesso qua ho tutti i panni già piegati, però adesso li vado a mettere a posto. Qua nel caso poi lì ci passo quelli che sono adesso fuori, e fuori ci stendo le robe colorate che ho messo a lavare. Poi vi vado a pulire il bagno. Prima c'è stata quella canzone di Annalisa che è veramente bellissima, mi sono lasciata un pochettino trasportare, mi sono fatta un po' di carica. Oggi in poi mi dispiace, non farò più video perché sicuramente mi chiuderanno in manicomio. Se mi permetteranno di tenere il telefono, vi registrerò qualcosa dal manicomio, ma non penso proprio. Quindi, se vedrete la mia assenza, sarà sicuramente dovuta al fatto che mi avranno chiusa in manicomio. C'è da impazzire, qua c'è da impazzire. E vabbè, vi do uno spruzzo di allegria, di motivazione, di grinta, di divertimento, perché giornate storte, giornate brutte, a voglia ce ne stanno in quantità industriali. Ogni giorno ci saldiamo sempre con un pallino, un qualcosa, però sono dell'idea che soprattutto quando ci sono i momenti che siamo un po' giù, dobbiamo tirarci su noi. Noi dobbiamo trovare la forza dentro di noi e tirarci su, anche con una cretinata, con una canzone che comunque ti metti balli o ti metti canti, basta un poco, però ti tiri un po' su. Lo auguro a tutti quanti, anche a quelli che mi dicono che dopo avranno bisogno della bombola d'ossigeno o di una barella che si saranno distrutte, però ci sta. Muoviamoci, rallegriamoci, perché la vita è bella.
Chiusa parentesi. Andiamo a passare l'aspirapolvere. Ci aggiorniamo dopo. Allora, ho passato adesso la scopa, adesso vado a fare la spolverata in camera, più che altro la testata del letto, e poi vado a farci una passata stretta stretta di straccio, e poi vado a prendere il pane. Ci aggiorniamo dopo. Pulisco il bagno e dopo ci... Non l'ho pulita ancora, quindi mo sto togliendo le cose, così mi metto a pulire il bagno e poi ci vado a fare la passata di straccio. Allora, mi sposto che sennò copyright va a mille. Allora, ho finito di pulire il bagno, ora vado a passarci, mi sono preparata la bacinella qua, con acqua calda, e vado a fare una passata un po' più stretta stretta a tutte le stanze. E poi vado a prendere il pane perché si sono fatte già le 11:10 e poi dovrei cucinare. Un bacio! Allora, lascio così tutto bagnato, ma devo fare solo qua l'entratina, ma così poi la faccio ed esco. Non mi sono manco cambiata, tanto queste qua me le sono messe pulite stamattina, poi alla fine non è che devo andare alla Scala di Milano, quindi sfilate non ne devo fare, devo andare solo a prendere il pane, e quindi rimango così, ma mi metto le scarpe e vado a prendere sto pane e poi ci aggiorniamo dopo. Sono arrivata, sono andata a prendere il pane, ho messo i tappeti, ma devo andare a prendere la bacinella di fuori, così la butto l'acqua e mi rientro il palo. E niente, si è fatto proprio nero nero nero, non so se si riesce a notare, sì, proprio nuvoloso brutto. E niente, tempo brutto, bimbi a scuola, e mo è sceso un po' di vino. Ho mangiato due cracker, perché sennò poi erano rimasti aperti, poi si iniziano a fare mollicci e non mi piacciono. Troppo silenzio però. Quando ci sono, ma è una tragedia. Invece giustamente poi quando sono a scuola poi mancano. E va bene. Vediamo che cosa cucinare oggi. Non lo so, ma faccio delle piadine. Ma vediamo. E va bene, ci aggiorniamo poi dopo. Allora, due metà con schiacciata e insalata. Le altre due metà tonno e insalata pure. Quindi queste qua oggi. Allora, finito comunque di sistemare tutta la cucina. Sono 1:30 e attendiamo le 3 che arrivano i miei cuccioli, i miei principini. Non mi ricordo se ve l'ho detto. La piccolina, vabbè, il P, Samuele si è messo a piangere già da casa che non voleva andare, faceva capricci. Poi si è mezzo tranquillizzato. Appena è arrivato il pulmino che si è fermato, Chiara si è sbottonata un pianto allucinante che io l'ho dovuto proprio prendere e poggiare nel pulmino, ma non vedevo con le urla. Che c'era anche quella ragazza che fa da accompagnatrice, se l'è dovuta prendere in braccio. Perché proprio... Comunque, se gliela dai vinta alla fine. Ma mi pare che ve l'avevo detto, però. Sono un po' recidiva. Buon pomeriggio. Allora, i miei cuccioli sono a casa. Una dorme e l'altro si sta guardando la televisione. Ho messo il forchetto a cucinare. Con un po' di carne trita. E qua è delle straccetti di carne. Giusto per avere qualcosa poi dopo la... Non voglio fare la pasta, faccio il riso. Ero mezza sciolta qua. Oh.
niente, devo mettere il telefono sotto carica, che l'ha avuto Chiara appena è arrivata, giustamente. Mo si è scaricato e mo me lo tengo un po' sotto carica. Comunque oggi è una giornata un po' così. Sì. E niente, un video un po' piccolino forse. Ogni volta dico che è un video piccolino, poi mi metto a parlare e faccio dei video lunghi. Lunghi, poi andrà nella norma. Oggi non ho registrato assai perché non sapevo se poi... perché il, non lo so il motivo, però il mio telefono, se io registro e qualcuno mi chiama, non mi suona. Non lo so il perché. Invece noto che quando tipo è capitato che... con Virginia faceva i video, poi si sentiva proprio il telefono suonare, il mio invece no, non suona, boh. E quindi a volte se poi registro qualcosa e non ho il telefono proprio a portata di mano, non mi rendo conto se mi chiamano o meno, perché col fatto che oggi diciamo, ho fatto rientrare i bambini all'asilo e li ho mandati che proprio con la luna storta, ero sempre con la cosa di cose mi chiamano, che me le devo andare a prendere o se non si sentono bene, quindi diciamo più che altro per quello non ho tanto registrato mentre facevo le cose. Ma domani sabato ce l'ho di nuovo a casa, poi domani, poi da lunedì si ricomincia per bene. E niente, quindi stasera ho intenzione di fare il riso con il sugo. Spero che non mi esca il copyright per quel poco di canzone che si sente. Vediamo, se no poi lo... se mi esce, se non ci sarà sicuramente l'avrò tolto perché mi sarà uscito il copyright. E niente, ci aggiorniamo poi più tardi. Un cielo meraviglioso, come avete notato, no? Bello, no? Posso fare la fotografa. Comunque il sughetto qua sta cucinando. Io ho preparato la pentola poi per metterci il riso. E niente. E che dire? C'è una sparatoria in atto. E niente. Concludo qua questo video perché voglio... vedere se riesco ad editarlo subito, se non ci sono inciuppi di linea, se me lo fa salvare subito e programmarlo già per l'uscita. No, non me lo fa vedere però se c'è il copyright una volta uscito, mi sa, perché solo amore un attimo, solo programmato non me lo fa, che ne so io se mi esce il copyright, mannaggia. Comunque io poi ci provo, se no vuol dire che lo cancello, lo tolgo, tolgo la, no, una volta che devo togliere la musica poi rifare, che procedura, mannaggia, non lo so, vabbè, ma vediamo, da può darsi pure che solo un poco non fa nulla, vabbè. E niente, io comunque questo video lo concludo qua, e come sempre grazie di cuore, ma veramente grazie di cuore a tutti e a tutte, e vi mando un bacio e al prossimo video, buona serata, ciao!